Considera, per darti un'idea, che a Roma sono circa 30.000 i luoghi dove è possibile andare a lavorare, in sostanza degli uffici diffusi. Quindi B&B Working Spaces, che è un portale messo online un paio di settimane fa, mira a far incontrare una nuova domanda, quella degli smart workers, ma anche delle aziende alla ricerca di luoghi di lavoro sicuri in questa fase 2, con un'offerta che è semplicemente ripensata, che è quella degli appartamenti di fascia medio-alta attrezzati con le dotazioni necessarie per il lavoro a distanza. L'idea è nata un po' nel primo periodo del lockdown. Io da una parte mi sono trovata le case vacanze che gestisco con i calendari svuotati per le inevitabili cancellazioni dei turisti, dall'altra parte sono madre di 3 figli e quindi ho varie chat per i genitori da seguire, e quindi vedevo la fatica di molti nel far convivere nello stesso luogo la casa, la sfera familiare e la sfera lavorativa. Così è nato B&B Working Spaces. E gli appartamenti al momento online sono circa una quarantina, ma abbiamo cominciato con pochissimi appartamenti, le richieste sono molte. Sono dotati di spazi computer friendly, connessioni wifi ad alta velocità, sedie ergonomiche, chiaramente una garanzia di pulizie accuratissime ad ogni nuovo affitto, e dei sistemi di self check-in smart per entrare in totale autonomia. Partner dell'iniziativa Beaky, che è appunto un sistema che dà la possibilità di entrare in questi appartamenti utilizzando, aprendo il portone e la porta del palazzo, utilizzando semplicemente proprio smartphone. Tutti speriamo che il turismo ricomincerà molto presto, però ci rendiamo conto che la domanda turistica sarà inferiore rispetto all'offerta di appartamenti, quindi in una fase iniziale riteniamo che questi appartamenti possono ricercare un target nuovo che può convivere assolutamente con il target dei turisti. E in questa fase in cui lo smart working è ormai sdoganato da 570-80.000 nel 2019 a oltre 8 milioni secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, in questa fase le organizzazioni punteranno a creare un modello di lavoro da remoto che sia un po' efficace per tutti, no? Non solo per chi è single, ma per tutti. Quindi queste abitazioni, questi appartamenti possono magari rappresentare una soluzione alternativa, magari qualche giorno a settimana, semplicemente per far incontrare team di lavoro, ad esempio, e non farli ritornare negli open space dei co-working. Un appartamento sicuramente garantisce un distanziamento sociale molto più ampio, perché un appartamento viene affittato a prezzi differenti e quindi è possibile andare a lavorare in un appartamento, ti posso dire, 150 metri quadri in 3 persone, in 4 persone, no? Ognuno può lavorare autonomamente nella propria stanza e poi incontrarsi in una zona living attrezzata anche con delle dotazioni per fare videoconferenze, per esempio videoconferenze ibride, nelle quali alcuni ad esempio sono nell'appartamento e altri invece in altri luoghi.